Buongiorno amici rossoneri, è arrivato oggi il momento di fare un bel video su Ciucuezze, ma se volete il report scouting completo, che è appunto scaricato da WeScout, un report scouting a pagamento fatto da osservatori professionisti, riempite di like questo video, perché l'ultimo video su Okafor l'avete visto in un terzo rispetto a quelli che siete soliti vedere i miei video, quindi riempite di like questo video, andate a vedere anche il report scouting che appunto ho scaricato di Okafor facendomi un video super completo, come anche quello di Reinders che invece avete visto in tantissimi. Oggi tocca parlare di Ciucuezze, vedremo pregi, difetti, un po' tutto, ma come detto, se volete il report scouting, quello proprio fatto bene, riempitemi di like sto video e facciamola finita. E prossimo video poi, tra una settimana all'incirca, che magari ve ne farò uno ancora più approfondito, lo faremo di nuovo su Ciucuezze, come detto un report scouting completissimo, ma oggi comunque abbiamo tante statistiche, tante cose da andare a vedere. Se posso e se non mi bloccano il video, vedrete anche qualche immagine, se no amen. Comunque esterno destro, quello non c'è bisogno da dirlo, praticamente giocato solo lì, meno in qualche partita anche da attaccante stile Okafor, ok? Quindi attaccante seconda punta. Dopo vi dirò anche quale partita, se volete andarla a vedere, perché di lui ovviamente quelli che si vedono sono soprattutto i due gol che ha fatto al Real, motivo per il quale si è dato a conoscere tantissimo in quest'ultimo periodo. Però ci tengo a precisare che, come qualcuno di voi mi ha ricordato e ovviamente vi avevo anche detto all'inizio, è esploso comunque in questo ultimo periodo. Da uno o due anni fa in pochi sapevano chi era Ciucuezze, si tratta comunque di un 99, quindi 24enne quest'anno, capite che è comunque un ottimo acquisto, molto meglio rispetto a quello che abbiamo. Però vediamo che le statistiche che sono non sembrano così eccellenti, perché come detto prima non aveva fatto così bene. Per vedere le statistiche migliori dobbiamo vedere la sua ultima stagione, e qua si vedete che media gol e assist aumenta decisamente rispetto appunto a quello che era abituato a fare. Per capire invece il tipo di calciatore che è, quindi con alti e bassi, guardiamo comunque le statistiche complete, andando poi anche a vedere le sue prestazioni da attaccante seconda punta, per capire se all'occorrenza può anche fare quel ruolo tipo Okafor, quindi seconda punta mobile o seconda punta con un attacco a 2, una 4-3-1-2, 4-4-2, tante varianti secondo me che con il tempo si possono comunque andare a provare. Vediamo che ha un 56% di azioni tutte uscite, che bene, non benissimo, ok, dopo andremo a vedere anche perché, nel senso che un 60% per un giocatore del suo ruolo è la media migliore, come anche i tiri in porta, che dovrebbero essere almeno sul 40%, di solito è la media, diciamo, migliore quando supera il 40% per calciatori del suo ruolo. Comunque 35 non è distante, come le azioni tutte riuscite, 56 non sono distanti dal 60 che mi aspetto. Stesso discorso sui passaggi, 77%, che un 80 ci starebbe bene, però non spaventatevi, perché come abbiamo visto anche Musa impiegato in fascia queste statistiche, poi lo metti davanti a difesa e i passaggi migliorano, quindi sbagliare passaggi in fascia è abbastanza normale. Molto bene i lanci lunghi, 56,5, provandoci addirittura 1,72 volte a partita, quindi un calciatore che è anche bravo a cambiare il gioco probabilmente da una fascia all'altra, dota che ci può interessare sicuramente. 34% di cross, dato normale nella media, un buon 51% di dribbling, provandoci 8,39 volte a partita, quindi un calciatore che prova tante volte il dribbling, riuscendoci all'incirca la metà. Calciatore che, come detto, dovrebbe migliorare un pelino questa statistica, perché va bene provarci tanto, però superare un po' di più il 50 sarebbe meglio, sennò poi alla fine è meglio farne meno ma più effettivi. Andando a focalizzarci nella parte offensiva, che è quella che ci interessa di più, il dato che risalta sono sicuramente gli allunghi, ben 4,5 a partita. Va anche poche volte in fuorigioco, 0,55, quindi circa una volta ogni due, probabilmente non è che cerca neanche troppo la profondità. Calciatore che gli piace andare in profondità lui, palla al piede. Vediamo i duelli offensivi, 43%, che come detto è ottimo in questo caso. Se i duelli offensivi sono 43% va molto 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 bene. Cioè quelli difensivi, guardiamo, 55,3%, quindi un'ala destra che difensivamente si può anche fare sentire, diciamo. Poi dovrà imparare a difendere, a contrastare la palla, però il corpo per vincere duelli ce l'ha sicuramente. Calciatore poi molto disciplinato, vediamo
non prende quasi mai cartellini gialli, una media di 0,07, quindi immaginatevi, cioè una volta ogni mai, calciatore che da quell'aspetto della disciplina sicuramente si fa sentire. Andando poi a vedere le sue prestazioni da attaccante centrale, che come detto qualche partita l'ha giocata, non tantissime, se volete andarne a vedere una è Liverpool-Villarreal, dove ha giocato 73 minuti il 27-4 del 2022. Un'altra partita interessante è Real Madrid-Villarreal, però non quella che ha fatto due gol e coso, la partita del 2020, del 16-7-2020, Real Madrid 2, Villarreal 1. Non so se vedete la mappa di calore, aspettate che ve la ingrandisco, almeno potete vederla bene. Eccola qua, in quell'occasione ha giocato da attaccante centrale, ok? Stile falso 9, stile seconda punta, ok? Non stiamo parlando di Giroud, niente meno, però calciatore che come Okafor in qualche occasione ha ricoperto quel ruolo. Se poi vogliamo concludere, cosa ne penso io di Chukwueze? Beh, molto meglio rispetto a quello che abbiamo, ovviamente un acquisto che mi lascia contento. Credo personalmente che sia stato pagato anche lui un po' troppo rispetto a quello che realmente vale, però probabilmente se le alternative nel mercato non c'erano o richiedevano di più è perché quella più conveniente era lui e quella che più convinceva Pioli. Perché dico che è stato pagato troppo? Perché, come detto, non si tratta di un talento conosciuto da tanti anni, ma negli ultimi 6-7 mesi è veramente saltato dopo la doppietta a Real Madrid, e lo stesso nel Villarreal non era sempre titolare quest'anno, ok? Questo ci teniamo a precisarlo. Quindi io credo personalmente che lui sarà in futuro probabilmente un titolare del Milan, ma credo che la prima opzione, spero di vederlo quanto prima possibile, sia Pulisic come titolare sulla destra. Credo che sia più preparato, un calciatore che sì, anche lui nel Chelsea non era sempre titolare, non era anche lui tutto quello che volete, però credo che sia attualmente Pulisic un livello sopra rispetto a Chukwueze, che comunque se rifà gli ultimi 6-7 mesi con il Villarreal, anche con il Milan per 3-4 anni, allora sicuramente diventerà un titolare fortissimo. L'unico punto interrogativo, appunto, lo lascio sulla continuità, perché non l'ho ancora visto farsi due stagioni bene sempre, quindi è per quello che dico 28 milioni mi sembrano un po' eccessivi, però se li hanno spesi perché probabilmente ci credono che possa continuare questa ascesa di e questa continuità di rendimento. Comunque questa è la mia opinione. Ciò non dico che sia scarso, che non voglio Chukwueze, perché poi mi mettete in bocca qualcuno di voi parole che non dico. Ascoltate bene le mie parole, acquisto che mi lascia contento, abbiamo migliorato molto rispetto a come eravamo prima, quindi va benissimo. Poi se devo scegliere attualmente chi mettere titolare sulla destra, io personalmente vorrei vedere Pulisic con la squadra come sta adesso, ok? Poi stiamo a vedere i cambiamenti, ci saranno da qua alla fine del mercato e magari ci ritroviamo tutti titolari, quindi piano piano, e vedremo cosa succede. Anche per questo video è tutto, come sempre un bel mi piace e ci vediamo alla prossima.